Oggi abbiamo il grandissimo onore di ospitare qui il professor Federico Faggin, che tutti voi conoscete, e avremo questo incontro, no? Questa chiacchierata con il nostro Roberto Germano. Allora, io voglio ringraziare voi, ringrazio quelli della stampa che ci stanno dando tanto spazio e ringrazio anche gli studenti, perché vedo tantissimi giovani che sono qui e questa cosa veramente ci riempie di orgoglio. E allora io direi di dare il ovviamente, benvenuto a tutti voi. E chiedo al professor Faggin e a Roberto Germano di accomodarsi perché ci sarà questa lunga conversazione, però alla fine, ovviamente, il professor Faggin risponderà anche alle vostre domande. Vi auguro, ovviamente, un buon proseguimento, professore, si accomodi occupando i vostri spazi. Grazie e buon divertimento. Allora, benvenuti a tutti in questa sala storica di questo luogo fantastico che io ho la fortuna di poter frequentare da quando avevo 15 anni, perché scoprii, quando ero scientifico, e scoprii che c'era questa conferenza internazionale che si chiamava 1985. Data legata al 1905, il famoso annus mirabilis delle scoperte di Einstein, e in pratica ci fu questa, cioè, era stata organizzata questa conferenza internazionale su Einstein e la fisica contemporanea. Quindi a 16 anni praticamente venni con altri amici di classe, avemmo, diciamo, la possibilità di stare 2 giorni lontani dalla scuola e di stare invece in questo istituto. Da allora ho cominciato a frequentarlo continuamente, perché è qui, tra l'altro, per dirne una, connessa all'argomento di oggi, ho conosciuto, ho ascoltato da ragazzo sempre, Alain Aspect, che è il vincitore del premio Nobel per la fisica di quest'anno, proprio per l'entanglement quantistico, perché ha fatto il primo esperimento in questo ambito di successo, in cui dimostrò che dalla fisica quantistica si vede che gli eventi fisici non sono localizzati né nello spazio né nel tempo. Poi ne parleremo meglio con il nostro ospite di stamattina. E io vi voglio solo accennare brevemente, diciamo, questo evento in che cosa a che cosa è collegato. È collegato è organizzato innanzitutto dall'Associazione Culturale Altamura, di cui da un anno sono anche il presidente, che abbiamo fondato nel lontano 1997. Dopo una decina di anni di attività legata diciamo, tutta una serie di attività che avevano come base il nome dell'associazione, che è Altamura, da cui deriva Atamor in latino, quindi diciamo un crogiolo di diverse discipline che si fondono per dare origine alla vera conoscenza. Quindi è nata come associazione tipicamente interdisciplinare, laddove nel lontano 97 ci eravamo accorti che qualcosa di antipatico stava succedendo, diciamo, e si tendeva a separare sempre di più le conoscenze. In particolare, le connessioni in altezza è nato una decina d'anni dopo, nel 2007, come evento un po' più grande, al di là dei piccoli eventi che facevamo durante l'anno, un evento un po' più grande, e questo il nome di questo evento, che poi da allora facciamo ogni anno, è tipicamente ospitato in questa bellissima sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, deriva da un pensiero di Jules-Henri Poincaré, famoso fisico matematico, dell'inizio del Novecento. Nel suo saggio epistemologico Science et Mécanique, aveva scritto, e dalle connessioni inattese, lo dico a memoria, e dalle connessioni inattese tra diverse discipline che viene la nuova scienza, normalmente, come premessa, lui diceva: siamo in un'epoca in cui si tende troppo alla specializzazione. Questo lo diceva all'inizio del Novecento, lui che era un fisico matematico. Si tende troppo alla specializzazione, andando avanti così non si può, diciamo, procedere in questa direzione. E perché? Proprio dalle connessioni attese tra le diverse discipline, come si vedevano apparentemente separate, che deriva la nuova scienza, le scoperte innovative, che
che non sono deduzioni da ciò che si sa, ma sono appunto invenzioni, quindi diciamo si va oltre quella che è il quadro, diciamo, precedentemente conosciuto. Io in particolare sono anche il fondatore della Prometheus SRL, che è una spin-off del CNR che si occupa di trasferimento tecnologico, che è sempre, diciamo, un'attività che è sempre connessa, diciamo, a un ambito tipicamente interdisciplinare, perché sostanzialmente c'è bisogno di collegare diverse discipline in modo da poter andare oltre e fare innovazioni anche a livello tecnologico. Nei diversi anni precedenti delle commissioni in attesa, qui abbiamo avuto Brian Josephson, premio Nobel per la fisica, l'unico fisico vivente a cui attualmente è intitolato un effetto fisico, l'effetto Josephson, Emilio Del Giudice, che è venuto quasi a tutte le edizioni, mio amico e maestro fisico teorico, Luc Montagnier, Giuseppe Vitello, fisico teorico che oggi è in sala ed ha anche permesso l'organizzazione di questo evento. Luc Montagnier, abbiamo detto, premio Nobel per la medicina, Vladimir Voikov dalla Russia, che è un biochimico, Mai Wanoh, genetista di Londra, che purtroppo non c'è più, come anche purtroppo Montagnier e come anche purtroppo Emilio. Ci sono stati i giornalisti Giulietto Chiesi e Maurizio Torrealta, Giorgio Galli, il famoso politologo, Graham Hancock, scrittore e saggista, e tantissimi altri che adesso non riesco a nominare. Voglio dire che abbiamo avuto anche quest'anno il patrocinio della Regione Campania, nonché del comune di Napoli, della città di San Giorgio Primano. Infatti dopo dovrebbe intervenire il sindaco Giorgio Zinno di San Giorgio Primano, dove è basata l'associazione, dove è nata l'associazione, dove opera anche con altre attività, e il patrocinio dell'Università di Sud di Napoli, Federico II, in particolare del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Fisica. Dopo avremo un brevissimo direttore del Dipartimento di Fisica. Quest'anno tenetevi informati, adesso non, davvero non mi posso prolungare, ma tenetevi informati su come sarà organizzato le connessioni in attesa. Questo è l'evento di apertura, però sostanzialmente l'evento principale, diciamo quello più lungo di quest'anno, avverrà il 12 novembre 2022, sempre in queste sale. Ci saranno Giuseppe Vitello, fisico, professore onorario di fisica teorica all'Università di Salerno, Marco Signore, tecnologo e lavora al Museo Anton Dohrn di Napoli, paleontologo. Poi ci sarà il professor Alberto Crestinizzi, che è un professore di geologia applicata alla Sapienza di Roma. Poi ci sarà Adriano Forgione, che è giornalista, editore e si occupa di tante cose interessanti. E poi Gianluca Di Fratta, che è orientalista ed editore. Ci saranno poi altri cicli, diciamo, di attività, che, diciamo, se vi chiedo di iscrivervi in modo che vi terremo informati, diciamo, su tutte queste attività. In particolare nel 2022 noi diamo sempre un titolo con tre nomi a questo evento. Quest'anno l'abbiamo chiamato il prodigio, il mostro, il daimon. E qui abbiamo con noi sicuramente un prodigio. Perché non c'è alcun dubbio. Voi non so se sapete, diciamo, cosa ha fatto questa persona. C'era Charles de Gaulle che diceva, non so, vedo accenno in francese anche se non pronuncio molto bene, de chercher qui cherche, on en trouve. De chercher qui trouve, on en cherche. Cioè, praticamente, i ricercatori che cercano se ne trovano, ma i ricercatori che trovano li stiamo ancora cercando. E questo, in questo caso, abbiamo un ricercatore che ha trovato, e non è una cosa molto diffusa, diciamo, quindi è una cosa particolarmente importante. Ha trovato molte cose, tra l'altro, quindi, diciamo, è una cosa abbastanza interessante. E ci parlerà, vabbè, vi accenno sostanzialmente un po' della sua biografia. Federico Vergini è un fisico italiano che velocemente dopo la laurea si trasferì negli Stati Uniti, dove è stato responsabile dello sviluppo dei primi microprocessori 8008, 4040 e 8080, e ha sviluppato la tecnologia MOS con gate di silicio, che permise appunto la fabbricazione dei primi microprocessori e delle memorie EEPROM e RAM dinamiche e dei sensori CCD. Poi nel 74 ha fondato la sua azienda dedicata esclusivamente ai microprocessori, perché prima non c'erano aziende che facevano.
microprocessori, ed dette vita al famoso Z80. Poi nel 1980, e questo lo sanno quasi tutti, poi in realtà pochi, non tutti, sanno che nell'86 è stato lui a sviluppare i primi touchpad, perché prima, non so se vi ricordate, ma i computer e i portatili avevano una scheretta dell'attuale touchpad, e anche il primo touchscreen, questo non lo sa quasi nessuno, diciamo, perché tutti pensano che il touchscreen sia stato inventato dall'Apple. In realtà lui l'ha inventato per primo, lo proponeva a tutte le case, diciamo, telefoniche, le aziende telefoniche, le quali non capivano a cosa potesse servire, tranne quando è andato dall'Apple e in quel caso gli hanno chiesto l'esclusiva. L'esclusiva lui non gliela dà. Così. Però la cosa incredibile è che poi l'Apple ha in qualche modo reinventato, perché a quel punto aveva capito un po' i meccanismi, ha reinventato il touchscreen, però col mercato che l'Apple ha generato, comunque il mercato poi è ricaduto sulla invenzione superiore di Federico Fellini, quindi comunque ha avuto, comunque, come dire, sono stati riconosciuti i meriti. Una cosa molto interessante è che poi da una, diciamo, una dozzina di anni, credo, no, dal 2015 sostanzialmente, con la moglie Elvia Fagini, che è qui presente per tutti noi sulla fila, hanno fondato la fondazione, appunto, Federico Elvia Fagini, che, tra l'altro, con cui hanno stabilito una cattedra di fisica e informazione presso l'Università della California Santa Cruz per sostenere lo studio dei sistemi complessi, biofisica, scienze cognitive e matematica. Perché? Perché sono diversi anni che Federico Fagini si interessa da scienziato della coscienza, e di questo poi tratta il suo ultimo saggio, che è arrivato alla settima ristampa in un mese e mezzo, che si chiama Irriducibile, la coscienza, la vita, i computer e la nostra natura. All'ingresso comunque la Mondadori ha predisposto un banchetto per chi volesse acquistare. Quindi di questo sostanzialmente che parliamo. In particolare abbiamo riportato queste sue parole: per anni ho inutilmente cercato di capire come la coscienza potesse sorgere da segnali elettrici e biochimici, che è l'attuale corrente quasi da tutti accettato, no? E ho constatato che invariabilmente i segnali elettrici possono solo produrre altri segnali elettrici o altre conseguenze fisiche come forza o movimento, ma mai sensazioni e sentimenti, che sono qualitativamente. In pratica è la coscienza a fare la differenza tra un robot e un essere umano. Ci ricordano queste parole Blade Runner, il famoso film tratto dal romanzo di fantascienza di Philip Dick. Anche le pecore elettriche hanno sogni, anche gli androidi sognano pecore elettriche. Se non ricordo. Quindi questo è in sostanza, il punto è questo: il libero arbitrio, la riflessione, il dubbio sono caratteristiche degli esseri umani. E questi ultimi non possono essere comparati a macchine, però biologiche. Questo è, credo che sia il punto fondamentale del pensiero di Fagini, adesso andremo a discutere. Noi troviamo come associazione Altanur, per quello di cui siamo occupati fino al 97, questa cosa molto importante, e anche il fatto, appunto, che l'importanza, specie in questo periodo, in questo momento particolare storico, l'importanza dell'essere profondamente umano. Su questo c'è una sorella che voglio accennare. Voi non sapete forse che il signor Spacco aveva una moglie, il signor Spacco di Stato. E a un certo punto la moglie dice: insomma, ma tu ami più o meno la matematica. Il signor Spacco dice: amore, ma naturalmente io amo di più te. Ma allora dimostrami. Dunque, sia l'insieme di tutte le cose amabili. Quindi, diciamo, questo forse, quindi parte da questa dimostrazione. Adesso do la parola a Federico. Grazie. Sì. Abbastanza.
un messaggio del direttore del Dipartimento di Fisica, no? È verissimo. Verissimo. Scusate. Sono Gennaro Miele, direttore del Dipartimento di Fisica della Federico II. Desidero ringraziare gli organizzatori dell'iniziativa e in particolar modo Federico Faggin, che rappresenta un esempio fulgido di eccellenza italiana in ambito tecnologico e scientifico e che vorrà condividere con noi le sue esperienze e il suo pensiero. Il tema della discussione di oggi, che si ispira a una sua pubblicazione recente e che riguarda tra l'altro un argomento oggi molto sentito, ovvero la possibilità di realizzare macchine senzienti nell'epoca dell'intelligenza artificiale, è storicamente un argomento di ricerca che ha visto un grosso impegno da parte della comunità degli scienziati napoletani, in particolar modo dei fisici, fin dal tempo di Edoardo Caianiello, un fisico teorico, un'eccellenza della nostra città, ed in particolar modo dai suoi studi di cibernetica. Proprio la centralità di questo tema, che solleva quesiti filosofici ed etici, oltre che tecnologici, a segnalare l'importanza di iniziative come questa, alla quale il Dipartimento di Fisica non può far mancare il suo sostegno culturale. Per questo motivo desidero ancora salutarvi e augurarvi un buon lavoro. Ciao a tutti. Ringraziamo, purtroppo non è potuto essere presente per motivi organizzativi, però ci ha lasciato questo messaggio. Quindi do senz'altro la parola a Federico Faggin. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi sentite in fondo? No. Buongiorno a tutti. Adesso mi sento anch'io. Allora, vorrei partire raccontandovi un pochino la storia della mia vita, perché può spiegare la ragione per cui mi sono interessato negli ultimi 30 anni alla natura della coscienza come fenomeno sconosciuto essenzialmente alla scienza e fondamentale per quello che riguarda noi stessi come uomini, come esseri coscienti, esseri senzienti, esseri che hanno etica e che alla fin dei conti vogliono conoscere se stessi, proprio se uno guarda quello che uno vuole più profondamente, nel sé più profondo, è di capire chi siamo, dove andiamo, perché siamo in questo mondo e così via, cosa che tipicamente la scienza considera filosofia, psicologia, qualcos'altro, ma non prende sul serio. Io sono nato a Vicenza nel 1941, figlio di un professore di filosofia e storia, Giuseppe Faggin, che ha anche tradotto le Eneadi di Plotino, ha fatto un libro di testo per i licei della storia della filosofia, ha scritto una quarantina di volumi, era un filosofo idealista, però io ero un meccanicista. Da quando avevo 4 anni avevo deciso che le macchine le potevo capire, gli uomini no, soprattutto i ragazzi che mi facevano gli sgambetti e non mi trattavano con il rispetto che pensavo che mi fosse dovuto, mentre le macchine non mi facevano niente a meno che non mettessi il dito nella ruota della bicicletta quando girava. Allora, questo interesse per le macchine mi ha portato a un interesse molto forte per gli aerei. Io a un certo punto, quando ero ragazzino, volevo essere un pilota, poi per ragioni che non è il caso di discutere, ho deciso che non potevo fare il pilota, quindi volevo fare il progettista di aerei. E però l'idea di dover aspettare 10 anni dopo le scuole medie, siccome mi ero interessato molto agli aeromodelli, li facevo regolarmente,
ho deciso di fare volevo diventare perito aeronautico, in modo che dopo 5 anni potevo progettare aerei, non aspettare altri 5 anni dover fare ingegneria. Naturalmente mio padre, come filosofo, non era molto contento che facessi una scuola industriale, però ho insistito e alla fine ho prevalso. E appena arrivato all'Istituto Rossi di Vicenza, ho scoperto che avevano smesso di insegnare aeronautica e quindi ho dovuto ripiegare sulla radiotecnica, perché così potevo fare un aeromodello radiocomandato, e naturalmente quello era il mio orizzonte quando avevo 14 anni. E verso la fine dello studio di radiotecnica, a quel tempo si studiavano le valvole, i transistori erano da 5-6 anni diventati commerciali, però non si studiavano ancora a scuola. Io mi sono interessato di computer. I computer mi sembravano un qualcosa di misterioso e volevo capire. E quindi questo interesse che però ho dovuto affrontare comprando libri in francese, soprattutto perché non c'erano libri in italiano ancora sui computer a quel tempo. Quando ho finito l'istituto industriale, sono finito all'Olivetti. All'Olivetti nel 60, quando mi sono diplomato, alla fine degli anni 60, sono stato assunto, e poi nel 61 ho progettato in parte per il 60% e costruito per il 90% un piccolo calcolatore elettronico sperimentale usando transistor, e avevo 4 tecnici che lavoravano per me, tutti più vecchi di me, il che mi dava un certo senso di, insomma, e allora il computer ha funzionato, e verso la fine di questo periodo, verso la fine del 61, ho deciso però di fare fisica, perché volevo capire come funzionavano veramente i transistor, perché i transistor, per capire il loro funzionamento, richiedono lo studio della fisica quantistica, perché la fisica dei cristalli, che sono alla base del funzionamento del transistor, è fisica quantistica. Non l'avevo mai studiata, sembrava una cosa straordinaria, misteriosa, e volevo capire. E quindi ho fatto fisica con lode dopo 4 anni e ho lavorato in Italia per 3 anni, di cui un anno accademico come assistente incaricato, insegnavo il laboratorio di elettronica e il 3° anno di fisica, e poi ho lavorato per la ST Micro, allora si chiamava SGS Fairchild, dove ho sviluppato il loro processo MOS tradizionale con porta di alluminio e i primi 2 circuiti integrati della ST Micro, usando la tecnologia MOS. A quel tempo, parlo del 67, a quel tempo la tecnologia MOS era ai primi passi, e il 95% dei circuiti integrati usavano tecnologia bipolare, che sono transistor che usano anche la dimensione verticale in aggiunta alle altre 2 dimensioni, per cui non hanno la stessa capacità di essere ridotti di dimensione che hanno i MOS. Naturalmente a quel tempo neanche si pensavano a queste cose, ma io avevo intuito che il MOS era il futuro, e quindi il primo progetto che ho fatto al Fairchild, quando sono arrivato negli Stati Uniti nel 68, è stato un miglioramento profondo del processo MOS, usando una porta di silicio che permetteva di fare una self-aligned gate, cioè la porta che controlla la corrente tra i 2 elettrodi, source and drain, automaticamente si allineava e impediva di avere queste capacità parassite eccessive che limitavano
insomma, la bontà per il funzionamento del transistor, cioè lo rallentavano. Quindi questa tecnologia MOS ha prodotto dispositivi che erano 5 volte più veloci, si potevano mettere 2 volte più transistor nella stessa area, quindi a metà costo, e la corrente di dispersione era ridotta di un fattore da 100 a 1000, e quindi molte applicazioni dinamiche che non si potevano fare con la tecnologia MOS di prima si potevano fare, per esempio le memorie RAM dinamiche, random access memory dinamiche, le memorie non volatili e i CCD si potevano fare, e quindi tutti i pezzi mancanti per fare un computer in un singolo chip sono stati resi possibili con questa tecnologia. Quindi questa è stata un'invenzione fondamentale, perché ha permesso poi di fare un computer in un chip, il microprocessore per primo, che è il CPU, e poi tutto il resto. Già il CPU aveva bisogno di memoria dinamica all'interno, e quindi non sarebbe stato possibile senza il Silicon Gate, e quindi nel tempo, nel giro di 15-20 anni, la tecnologia MOS ha soppiantato completamente la tecnologia bipolare ed è diventata essenzialmente la sola tecnologia per i circuiti integrati. Questa invenzione mi ha poi portato ad Intel, dove ho progettato il primo microprocessore. Era un progetto che già si capiva che si doveva fare, ma era rimasto non fatto perché mancava la tecnologia per farlo. Quindi si parla di invenzione, ma in realtà l'invenzione era proprio la tecnologia che ha permesso di farlo, e poi il farlo è quello che ho fatto all'Intel. Poi ho sviluppato tutti i loro primi microprocessori, incluso l'8080, che è stato il primo microprocessore di grandi prestazioni, era 6 volte più veloce del 4004, mi ha permesso di fare i primi computer personali nel 74-75, e alla fine del 74 ho deciso di creare la mia prima azienda, perché l'Intel a quel tempo non aveva capito che il futuro era nei microprocessori. Per esempio, ci ho messo 9 mesi a convincere i miei capi a farmi fare la 8080 che avevo inventato, che avevo architettato, che volevo fare, e tergiversavano, e quindi abbiamo perso 9 mesi rispetto alla competizione, che si era accorta, guardando al 4004, che quello era il futuro. E quindi ho creato la mia prima azienda, la Zaglo, e il primo microprocessore della Zaglo, che è stata un'altra mia invenzione, l'ultima invenzione nel campo dei microprocessori, la Z80, che ha avuto un enorme successo e ancora oggi in produzione di volume, di grandi volumi. Mi dicono che se ne sono svenduti da 5 a 20 miliardi di esemplari, quindi molto più dei miei libri. È ancora in produzione 46 anni dopo la sua introduzione. Naturalmente, passare da essere capo del progetto, a quel tempo, prima di fondare la Zaglo, avevo 80 persone, circa 60 ingegneri e 20 tecnici che lavoravano nel mio dipartimento, era quasi tutta la R&D dell'Intel, era sotto di me a quel tempo, parlo del 74, e gestire progetti tecnologici è ben diverso di creare un'azienda da zero. Uno deve imparare un sacco di cose nuove che non hanno niente a che fare con progettare un circuito integrato, produzione, amministrazione, vendite, marketing, dove si trovano i soldi, che prezzi fare, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose ho dovuto impararle quando ho fatto partire la Zaglo, che avevo 32 anni, e quindi ho dovuto avere parecchi capelli bianchi prima di aver imparato come si fa a gestire un'azienda partendo da zero. E in questa avventura, che poi l'avventura delle varie start-up che ho creato è durata circa 40 anni,
mi ha portato a sviluppare altri aspetti di me. Io parlo della mia seconda vita, la vita in cui ho fatto il progettista, l'inventore di tecnologie e di prodotti, e mentre la mia prima vita naturalmente è quella in cui sono nato, cresciuto, educato e così via, e prime esperienze di lavoro fatte in Italia, la seconda vita è iniziata con il mio trasferimento negli Stati Uniti, e nuova lingua, nuova cultura, tutto un nuovo modo di vedere il mondo anglosassone, e naturalmente ho sviluppato molto l'aspetto intuitivo della mia mente. Nella terza vita, la vita iniziata con la Zylor, ho sviluppato la pancia, cioè l'aspetto dell'azione coraggiosa, prendere rischi. Quando uno deve scegliere che persona prendere nel marketing, quando io non sapevo quasi nulla del marketing, uno doveva fidarsi della propria intuizione. E quindi ho fatto anche parecchi errori, e ho imparato più degli errori che delle cose giuste che ho fatto. Tutti noi impariamo sempre di più dagli errori che non dalle cose giuste che facciamo. E quindi sono cresciuto moltissimo in un campo diverso, naturalmente usando l'intelletto, l'intuizione che avevo sviluppato prima, ma sviluppando altri aspetti di me che sono altrettanto essenziali per essere umani, nel senso più completo della parola. E la mia terza ditta, la Synaptics, fondata nell'86, in quella ditta volevo creare delle macchine che imparavano da sole usando le reti neurali di cui a quel tempo se ne parlava, che però gli addetti ai lavori nel campo, cioè gli esperti di intelligenza artificiale, dicevano che era un'idea stupida. Io invece, dopo un po' di studio, ho capito che quello era l'unico modo di risolvere i problemi di pattern recognition che i metodi precedenti non riuscivano a risolvere. I metodi precedenti erano i sistemi esperti. Le persone che prendono decisioni credono di capire come prendono le decisioni, ma in realtà non è così. E di fatto non riescono a creare l'algoritmo che ripeta il processo decisionale che li porta a riconoscere un pattern. E quindi questi metodi, diciamo, che erano considerati il futuro dell'intelligenza artificiale a quel tempo, non hanno mai funzionato bene, e 20 anni dopo le reti neurali sono diventate il modo in cui si sono risolti i problemi di pattern recognition. E lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e della robotica negli ultimi anni è dovuto appunto all'uso di queste reti neurali artificiali, che rispecchiano in parte il funzionamento delle reti neurali che abbiamo nel nostro cervello. Quando studiavo queste reti neurali, a un certo punto studiavo testi di neuroscienza, testi di biologia, non avevo mai studiato questi argomenti a livello universitario prima, per capire un po' come funzionano queste cose, cercare di avere altri spunti per capire come fare queste reti neurali, usando naturalmente a quel tempo una tecnologia analogica, cioè facendo l'emulazione invece che la simulazione di reti neurali. In questo modo, con un transistore solo, potevo fare una moltiplicazione, un'addizione, uno storage a lungo termine, non volatile, di almeno l'equivalente di 3 bit di memoria, e avere dispositivi che potevano essere usati per le reti neurali negli anni 80, quando la tecnologia non era ancora arrivata ai miliardi di operazioni per secondo che oggi i microprocessori fanno. E infatti li abbiamo fatti funzionare, funzionavano perfettamente, però ogni problema richiedeva una soluzione custom, e quindi non sono mai riuscito a trovare un modo di fare una tecnologia, di avere 4-5 pezzi identici, analogici e digitali, con cui si potessero poi creare sistemi
qualsivoglia intelligente, e quindi ho dovuto ripiegare in un prodotto nuovo. È così che è nato la touchpad, il touchscreen, perché a quel tempo i computer laptop usavano quello che si chiama trackball, c'era un mouse rovesciato dove c'era una pallina, uno muoveva la pallina, si muoveva il cursore e dopo un giorno o due, a seconda dell'uso, il grasso delle dita ingrassava la pallina non riusciva più a far girare le rotelline che erano entrained alla pallina e quindi il cursore ballava nello schermo, bisognava aprire questo affare, pulirlo con l'alcol, insomma una grandissima seccatura. Io ho visto in questa un'opportunità e ho preso 4-5 dei nostri ingegneri più immaginativi. Nel giro di 2 mesi, incontrandoci una volta alla settimana, facendo brainstorming, siamo arrivati alla invenzione collettiva del touchpad e del touchscreen. Perché il touchscreen è semplicemente un touchpad fatto su un materiale trasparente che si può applicare ad un display e quindi uno a tutti e due. Questa invenzione, quindi, che ci sono tutti i 4-5 nomi, 5 o 6 nomi nostri per questa invenzione, è un'invenzione di gruppo fatta in un clima di gioco, no? Quindi è una bella cosa, nel senso che mostra come la cooperazione può creare delle idee molto interessanti attraverso un gioco, il gioco di figurarsi un problema e risolvere un problema insieme, giocando, ridendo, scherzando e arrivando però a delle conclusioni che poi hanno creato una ditta che oggi vale qualche miliardo di dollari. Allora, il touchscreen, il touchpad è avvenuto nel 94, nel 94 abbiamo avuto i primi esemplari e poi verso la fine degli anni 90 i telefonini erano arrivati a un punto di sviluppo che telefoni intelligenti diventavano possibili e allora io avevo visto che questi telefonini potevano beneficiare di un touchscreen per usare per fare gesti, per fare keyboard, tutto quello che si può fare avendo una keyboard programmabile che è il display sotto e quindi abbiamo cominciato a sviluppare questi touchscreen per farli vedere alle ditte che facevano telefonini. A quel tempo la Nokia, la Motorola, la Rim, e ci ridevano dietro. A un certo momento siamo arrivati all'Apple, dopo verso è saltato il 94-95 l'Apple, e l'Apple ci ha detto sì, li vogliamo, però vogliamo l'esclusiva. E naturalmente a quel tempo non sapevamo che l'Apple voleva fare un iPhone, semplicemente li facevamo vedere a tutti quelli che potevano fare dispositivi in cui un touchscreen poteva essere utile. E nel 2007, mi pare, l'Apple è uscita con l'iPhone, si è fatta il suo touchscreen, l'Apple aveva già in casa la tecnologia per farsi questi prodotti, però ci è voluto un po' di tempo, però hanno creato il mercato anche per noi, per i competitori dell'Apple, quindi noi ne abbiamo beneficiato moltissimo dal loro prodotto, altrimenti sarebbe rimasto in un cassetto. E la cosa interessante è che il successo dell'Apple è stato a scapito della Motorola, della Nokia. La Nokia a quel tempo aveva il 30% del mercato. 5 anni dopo ha smesso di fare telefonini perché è stata distrutta dal telefono, dall'iPhone, da quell'idea dell'iPhone. E di fatto oggi quasi tutti i telefonini sono iPhone essenzialmente. E la Motorola non esiste più, la Rim non esiste più, praticamente le ditte che avevano in mano l'80% del mercato sono state distrutte
da questa nuova tecnologia. Quindi vedete il potere di, un, di un'idea giusta che permette di fare delle cose nuove, e se uno non, le capisce, non lo capisce, viene spazzato via. E questo è successo molte volte nella storia, dovuta appunto a molti dei prodotti che ho fatto, perché molti, per esempio i microprocessori hanno spazzato via tutti quelli che facevano calcolatrici elettromeccaniche, tutti quelli che facevano anche calcolatrici non programmabili e così via. Quindi veramente la tecnologia porta una rivoluzione a livello di, delle ditte che fanno i vari prodotti. A quel tempo, quando studiavo questi testi di neuroscienza, di biologia, leggevo che i segnali elettrici nel cervello, segnali biochimici nel cervello, producono il funzionamento che noi come esperienza abbiamo sensazioni e sentimenti. Cioè, per esempio, uno leggeva nel libro di neuroscienza come, non so, il gusto di una marmellata parte da certi segnali delle cellule gustative, della lingua, e da lì si arrivano alle reti neurali che creano delle correlazioni con questi segnali, e alla fine si arriva al gusto della marmellata. Ma io dico, ma un momento, ma i segnali elettrici del cervello come si possono trasformare nel gusto della marmellata? Il gusto della marmellata non è uguale ai segnali elettrici. E questo segno uguale, che non era un uguale per niente, era un problema per me. Com'è possibile? Come si fa a trasformare segnali elettrici in sensazioni e sentimenti, non in altri segnali elettrici? Il computer trasforma segnali elettrici in altri segnali elettrici. Non c'è risposta a questa domanda. E guarda caso che la scienza spiega la coscienza attraverso questo mistero di come fanno i segnali elettrici a generare un'esperienza cosciente. L'amore che provo per un figlio non è riducibile a segnali elettrici. I segnali elettrici sono correlati di questa esperienza. Ma come fa? Quindi questo era un problema che volevo capire. A quel tempo ero materialista, avevo studiato fisica come tanti altri, e ero arrivato alla conclusione che ovviamente la coscienza è un fenomeno del cervello, quindi in qualche modo il cervello genera la coscienza, e quando il cervello non funziona più, la nostra coscienza se ne deve andare. Quindi anche le idee, diciamo, religiose o spirituali, che la coscienza o che ci sia qualcosa che rimane di noi, venivano spazzate via con questa spiegazione, che è quella che si dà ancora oggi. Ancora oggi la scienza ci dice che noi siamo macchine, e quindi tutto quello che avviene in noi è dovuto al funzionamento di questa macchina. Quindi quando la macchina non funziona, buonanotte ai suonatori. Ed è stato proprio in questo clima di intensa curiosità, volevo capire. Anche perché a quel tempo ero scontento, avevo raggiunto tutto ciò che la scienza, il mondo ci dice che se noi lo raggiungiamo dovremmo essere contenti. Avevo una bellissima famiglia, tutti sani, soldi, ero famoso naturalmente nel mio circolo, ma avevo tutto quello che doveva farmi felice, invece ero infelice. Solo che pretendevo di essere felice perché, avendo ottenuto tutto, dovevo essere felice, quindi non avevo il coraggio di guardare dentro di me all'infelicità che c'era dentro di me. Ed è stato appunto questo atto di coraggio, che forse non avrei fatto se non avessi fatto la carriera dell'imprenditore, imparando a prendere rischi, ho guardato dentro di me
ho capito che dovevo capire perché ero infelice. Ed è proprio questo bisogno di capire che mi ha portato ad un'esperienza straordinaria di coscienza che mi ha cambiato la vita. Ero a Tao, parlo del 1990, 32 anni fa, erano le vacanze di Natale, la famiglia eravamo con la famiglia a sciare e una notte mi sveglio, a mezzanotte avevo sete, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua, torno a letto e cerco di addormentarmi normalmente come si fa. A un certo momento dal mio petto esce un fascio di luce scintillante, potente, come una specie di quasi come acqua che uscisse da un idrante, così, scintillante, e scintilla anche questo. E questa energia era un amore così potente e così incredibile che non avevo mai provato un amore così potente e incredibile, ma era mischiato a gioia ed era mischiato a un senso di essere a casa mia, cioè era arrivato a toccare l'essenza di chi sono. E già da un momento questo fascio scoppia e pervade tutto lo spazio della mia osservazione. E capisco che tutto quello che esiste è fatto di questa energia scintillante. Non solo, ma mi riconosco in questa energia scintillante. Allora io sono il tutto che osserva se stesso, però con il punto di vista mio. Quell'identità che era mia prima dell'esperienza esisteva anche in questa esperienza, per cui questa esperienza io ero il tutto che osservava se stesso con un punto di vista speciale, particolare, il mio punto di vista, la mia identità. Il mio corpo vibrava fisicamente come se le cellule risuonassero con questa esperienza che era, dal punto di vista fisico, questa vibrazione del mio corpo. A livello mentale era io sono il tutto, a livello emotivo era amore, gioia e pace, e a livello spirituale era la prima esperienza che ho riconosciuto come esperienza spirituale, perché io ero il tutto, quindi ero collegato con il tutto, ero una parte del tutto. Ma anche il tutto, avevo il tutto dentro di me, ma ero anche parte del tutto. Guarda un po', oggi dico la stessa cosa, ci sono voluti 30 anni per arrivare a dire questo, quello che dirò in questo subito dopo. Guarda un po' che il nostro corpo è fatto nella stessa maniera, e questa è una proprietà degli ologrammi, dove una parte contiene il tutto, una parte dell'ologramma contiene il tutto. Quindi una parte del tutto contiene il tutto. Questo già esiste nella fisica degli ologrammi. Il mio corpo è fatto di 50 trilioni di cellule, ogni cellula ha dentro di sé il genoma dell'intero organismo, perché era lo stesso genoma che c'era nell'uovo fecondato che ha creato l'organismo. Quindi anche noi, anche il nostro corpo, che è una struttura fisica, è fatto a immagine e somiglianza del tutto. Quindi, ed è un'organizzazione olografica. Il fatto che noi, che il corpo nostro sia creato nello stesso modo in cui il sé più vasto è una parte del tutto, è un aspetto di autosimilarità, quindi un frattale. Nella matematica ci sono altri oggetti che sono frattali, in cui la stessa struttura è ripetuta a scale diverse. Quindi vediamo che la realtà non è fatta
di parti separabili, come ci dicono i materialisti. Le particelle non esistono, come ci dicono i materialisti. Le particelle, di fatto, la fisica quantistica ci dice, sono stati di campi, ma questi stati dei campi non sono separabili dai campi, sono stati che sono parte del campo, integrali nel campo, e possono essere collegati da dentro in modo che appaiono con correlazioni che non sono le correlazioni di oggetti che sono separabili. Queste correlazioni particolari di questi stati e l'entanglement di cui ci parlava prima Roberto, e che non si possono spiegare con la fisica classica. È l'entanglement che oggi, due settimane fa, ha visto il premio Nobel dato a tre dei ricercatori che hanno dimostrato sperimentalmente che l'entanglement quantistico esiste. Quindi, in un certo senso, questa esperienza che ho avuto è stata un preview di quello che vi dirò fra poco, che è la prima teoria della coscienza che è stata, come dire, anticipata come esperienza personale 32 anni fa e che oggi invece viene ad essere matematicizzabile e esprimibile come fatto, o come in questo caso più che fatto, come assioma matematico-fisico che permette di capire per la prima volta che cos'è la coscienza. Mi fermo qua, forse tu hai qualche domanda. Sì, grazie moltissimo, Federico, di aver condiviso con noi, di aver provato a condividere con noi anche questa esperienza che normalmente viene classificata come stato non ordinario di coscienza, no? Però diciamo, quindi è difficile, diciamo, condividerla realmente, però diciamo ti ringraziamo per aver provato a condividerla. È un po' come spiegare i colori a una persona che purtroppo non vede, o spiegare i suoni, la musica a una persona che purtroppo non sente. Quindi diciamo è molto difficile poter comunicare questo tipo di esperienza, però diciamo almeno ci fa capire che esiste questa possibilità, che poi è tipica in realtà di moltissimi mistici e scienziati di tutta la storia. Qua tra noi c'è il vicepresidente dell'associazione, che tra l'altro è mio fratello, Giuseppe Germano, che ha studiato a lungo i manoscritti di Legata di Bingen, che è una famosa scienziata, filosofa, dottoressa e mistica tedesca medievale, che per esempio aveva ordinariamente questi stati non ordinari, diciamo così. Quindi diciamo esiste anche questa possibilità. Abbiamo tra noi anche Piero Camernesi, che ha fatto un documentario, per esempio, che si chiama proprio Oltre, sulla storia di l'esperienza di Massimo Scaligero, che lui ha conosciuto personalmente come maestro. Quindi sono cose che, diciamo, come dire, è bene sapere che esistano. Tu a pagina 143 di questo tuo ultimo saggio, per esempio, dici: la vera intelligenza non è algoritmica, ma è la capacità di comprendere, cioè di intus leggere, ossia di leggere dentro, intuire, di capire in profondità e di trovare connessioni insospettate tra scibili diversi. Che assomiglia molto al titolo di questa, delle connessioni in attesa, no? Quello che diceva Giuseppe Poincaré. Dopotutto siamo noi che abbiamo inventato il computer. Quindi diciamo dovremmo capire che la scienza serve proprio a illuminare quelle zone che non sono ancora illuminate, altrimenti non è scienza. C'è la famosa barzelletta di quel ubriaco che in pratica aveva perso le chiavi e quindi stava cercando queste chiavi a terra. Si avvicina un poliziotto e gli dice: guarda, ti posso aiutare, che tu stai cercando. E lui stava cercando le chiavi sotto un lampione in mezzo alla strada. A un certo punto l'ubriaco dice: sì, ma io sto cercando, sì, non le riesco a trovare, sto qui da 20 minuti. E lui dice: ma tu hai la percezione dove puoi averle perse? Dice: sì, io le ho perse lì. E lui: ma allora perché le stai cercando qui da tanto tempo? Perché qua c'è la luce. Diciamo, questa è la tendenza tipica di quella che la scienza moderna. Spesso si comprano attrezzature
E poi ci si chiede cosa posso fare, cosa posso misurare con questa attrezzatura. Invece di cercare di capire cosa, andare a vedere oltre. Questo è il punto, dal mio punto di vista. Non so tu come la pensi, d'altronde tu hai intitolato il tuo saggio Irriducibile. Ci sarà un motivo. Tu hai già detto, ci hai già accennato che la coscienza in questa visione è irriducibile. Cosa intendi esattamente con questo termine? Io lo so. Benissimo, allora irriducibile si riferisce al fatto che la coscienza non è un fenomeno del cervello. Se fosse un fenomeno del cervello sarebbe riducibile, perché quando il cervello non funziona più la coscienza non c'è. È irriducibile perché la materia non ha creato la coscienza, ma è esattamente l'opposto. È la coscienza che ha creato la materia. Quindi questo è un rovesciamento totale di quello che dice oggi la scienza. E mi rendo conto che molti scienziati cominceranno a essere un pochino, come dire, turbati da questo, perché è un rovesciamento di quello che hanno detto dagli ultimi 200 anni. Prima la scienza non era ancora matura per diventare una, come dire, per essere capace di pensare, di poter spiegare tutto, ma negli ultimi 50-100 anni gli scienziati pensano che si può spiegare tutto con il materialismo. Però il materialismo non è riuscito a spiegare per nulla il fenomeno della coscienza. E oggi i materialisti ci dicono che i computer saranno coscienti, magari non fra 20 anni, ma fra 50 anni, non solo, ma addirittura noi potremmo scaricare la nostra coscienza in un computer e vivere per sempre. Ah, questo è una cosa abbastanza forte, no, da dire. E la teoria che ho fatto insieme al professor Dariano, Giacomo Mauro Dariano, che è un professore di fisica teorica all'Università di Pavia, un esperto di informazione quantistica, l'autore di una nuova teoria, si chiama OPT, Operational Probabilistic Theory, una teoria che spiega che la fisica quantistica emerge interamente da 6 postulati che sono puramente informatici, sono postulati che si basano sulla informazione quantistica, che è sono novità degli ultimi 30 anni della fisica, in cui l'informazione quantistica è vista come più fondamentale della materia, più fondamentale delle particelle, più fondamentale degli stati, dei campi. E l'informazione quantistica è vista come quantum bits, bit quantistici, che vi spiegherò in un secondo cosa sono, bit quantistici che interagiscono tra di loro e sono interconnessi attraverso l'entanglement quantistico. Quindi questo entanglement quantistico è fondamentale nella spiegazione di questi sistemi quantistici. Allora, il quantum bit è una estensione al mondo quantistico del bit classico. Il bit classico è 0 o 1, bit dei computer. Lasciamo che l'ambulanza o la polizia. Ok, bene. Allora, il bit classico è o 0 o 1, è il bit dei computer, 2 stati. Il bit invece quantistico è rappresentabile da un vettore nello spazio a 3 dimensioni, quindi il vettore nello spazio a 3 dimensioni può puntare a ciascun punto sulla superficie di una sfera. Quindi ogni punto sulla superficie della sfera rappresenta uno stato possibile per il qubit, il quantum bit. Quindi il quantum bit è un'infinità di stati, mentre il bit classico è 0 o 1, 2 stati. Una proprietà fondamentale del quantum bit, essendo informazione quantistica, l'elemento fondamentale di informazione quantistica, è
che non si può copiare. L'informazione quantistica, che sia un quantum bit o un insieme di quantum bit entangled, non si può copiare. Ma cosa vuol dire informazione che non si può copiare? Questa è una domanda che ci siamo fatti con Dariano, e la risposta è che un sistema quantistico in uno stato quantistico ha l'esperienza del suo stato. Quindi l'esperienza è l'ontologia ontologica, mentre la rappresentazione dell'esperienza è l'informazione quantistica, lo stato quantistico. Quindi non si può conoscere, perché solo il sistema che è in quello stato può conoscersi da dentro. Capite che questo collegamento, che sembra banale, è come l'uovo di Colombo, che permette di connettere il mondo teorico che descrive la realtà con il mondo ontologico, che non è più della materia, ma è dell'esperienza. Quindi l'esperienza è più fondamentale della descrizione dell'esperienza. D'altra parte lo sappiamo anche noi, quando io sento amore per un figlio e lo esprimo in simboli, i simboli che uso per esprimere l'amore del figlio non sono adeguati a spiegare tutto quello che sento dentro di me. C'è sempre qualcosa che rimane inespresso quando io voglio spiegare o comunicare quello che sento. Quindi l'esperienza è molto più ricca, l'esperienza essendo rappresentabile da informazione quantistica che non è copiabile, che non è clonabile, che può solo essere conosciuta da dentro, è molto più ricca di quello che posso esprimere con simboli classici che sono condivisibili, perché i bit si possono copiare. Le parole mie le sentite tutti. Se le parole fossero esperienza, fossero informazione quantistica, nessuno le potrebbe sentire, perché sennò sarebbero clonate, violerebbero il teorema della non clonazione della fisica quantistica. Quindi le parole sono bit, sono esprimibili da bit classici, si possono copiare e così via. Quindi un computer non può essere cosciente, perché la coscienza è un fenomeno puramente quantistico. Il programma del computer si può copiare. Se il computer fosse cosciente, la privacy, il fatto che la nostra esperienza è privata, solo nostra, la possiamo conoscere solo noi da dentro, sarebbe violato. Il fatto che, quindi, perché il computer, il suo programma, che sarebbe l'aspetto cosciente del computer, può essere copiato in altri computer, quindi non ci sarebbe una coscienza con la proprietà fondamentale della coscienza, che è di essere conosciuta solo da dentro dal possessore della coscienza, del sistema che è cosciente, del sistema che è in uno stato rappresentabile dell'informazione quantistica. Uso parole lunghe, cioè descrizioni lunghe, perché? Perché noi spesso pensiamo che la descrizione della realtà sia la realtà, ma non è così. La teoria della realtà non è la realtà. La descrizione della realtà è informazione quantistica, ma la realtà è l'esperienza che abbiamo dentro di noi. È una cosa incredibile questa, perché cambia tutta l'accezione, tutta l'idea che abbiamo di cos'è scienza. Perché scienza ha a che fare col conoscere, e solo la coscienza è quella che ci permette di conoscere veramente attraverso l'esperienza di conoscenza, che è un'esperienza cosciente. Quindi l'idea dei nostri padri antenati, che conoscere se stessi e conoscere il mondo come se stessi sia l'aspetto fondamentale della realtà, secondo me è perfetta, perché calzante, perché è esattamente quello che sentiamo tutti noi. E se noi siamo parte intero di uno, ecco che uno vuole conoscere se stesso attraverso le sue emanazioni, che siamo noi.
Grazie moltissimo di averci ricordato che in effetti anche la scienza è una metafora sostanzialmente, cioè il metodo della scienza ci serve a, è utilissimo, però è una metafora, non dobbiamo dimenticarci che si tratta sempre di modelli, è fondamentale. C'era uno dei più grandi epistemologi del XX secolo, è Feyerabend, per esempio, epistemologo che ha scritto un saggio molto interessante che appunto la bozza della teoria anarchica e la conoscenza contro il metodo, si intitola. Lui in realtà aveva avuto come professore nei primi anni di fisica Ehrenhold, che era uno sperimentale molto bravo, il quale faceva vedere ai suoi studenti non l'esperimento perfetto, non gli esperimenti perfetti, ma faceva vedere laddove gli esperimenti in realtà non si trovavano con quello che era il modello che lui raccontava agli studenti. C'era un modello, ma c'era l'esperimento. Adesso addirittura invece c'è qualcuno che ipotizza di far fare il laboratorio agli studenti con le simulazioni del computer. Quindi è la follia assoluta, perché siamo proprio alla totale incomprensione di cosa sia davvero un metodo scientifico, quindi è molto pericoloso. È molto importante quello che hai detto, voglio aggiungere un punto qui che per sottolineare quello che hai detto. C'è la realtà, c'è una teoria della realtà e c'è una simulazione della teoria della realtà. Il computer fa la simulazione di una teoria della realtà, quindi è due gradi di separazione dalla realtà. Poi tu dici. Sì, grazie. Grazie, giustamente, quindi ancora peggio. Diciamo, tu nel tuo saggio parli addirittura di seiti, e diciamo è evidente a tutti in realtà cosa ne pensavi anche del fatto che questa visione in effetti assomiglia moltissimo a quella che è diciamo, la visione delle antiche filosofie orientali, sostanzialmente, non so se sei d'accordo. E quindi magari chiederti anche se hai avuto degli stimoli da questo tipo di ambito e come c'è discutere un po' questo tipo di. Dunque, la sorgente fondamentale di questa teoria è soprattutto dovuta a esperienze non ordinarie di coscienza. Quindi, invece di partire come tipicamente si parte, cioè leggendo delle cose, studiando i testi di varie persone, poi arrivare a una propria interpretazione e discuterla, io sono arrivato a gran parte di quello che dico attraverso esperienze come quella che vi ho raccontato. Ne ho avute moltissime, ho lavorato su di me prima di arrivare alla conclusione che la coscienza deve essere un fenomeno fondamentale. Ho lavorato per 20 anni, quindi a partire dal 90 fino al 2009, ho lavorato usando 30-40% del mio tempo attraverso varie discipline, partendo dalla meditazione e poi via via allargandomi a altri modi di cercare di capire la natura della coscienza, e attraverso questi metodi, non usando droghe, sono arrivato alla comprensione di un primo modello della realtà basato su quello che ho sperimentato. Quindi è una, in un certo senso è una scienza sperimentale anche la mia, solo che gli esperimenti sono dentro di me invece di essere fuori del laboratorio, perché la coscienza è un fenomeno privato conoscibile solo da chi ce l'ha. E allora questa, diciamo, dopo aver capito queste cose, naturalmente anche insieme leggevo anche un po', cercavo di capire cosa il pensiero di altri e così via, e quindi ho scoperto che moltissime delle cose che avevo sperimentato erano riportate anche da altri. Quindi questo mi ha anche dato molto conforto, perché mi ha detto sì, non sono il solo matto, ma ce ne sono anche degli altri. E quindi, perché poi se la realtà è una, ci devono essere delle connessioni profonde,
e quindi la mia esperienza è riconducibile all'esperienza di un altro, e di fatto è la ragione per cui possiamo capirci quando parliamo. Quindi ho trovato in molte, per esempio, citazioni esattamente quello che ho provato io, ma non ho usato la citazione per poi dire quello che penso anch'io, ma per dire che questo è quello che ho provato, che è una bella differenza. Cioè, la differenza è tra ripetere, vi faccio un esempio, supponiamo che io scrivo un articolo sul sapore della marmellata di ciliegie. Voi non avete mai mangiato né marmellata né ciliegie, quindi leggete questo articolo, è interessante, capite quello che dice, le parole, però non sapete assolutamente nulla del sapore della marmellata di ciliegie. Finché non ve ne do un cucchiaino, voi l'assaggiate e poi dite: ma che bella descrizione che c'era in quell'articolo sulla marmellata delle mele, perché adesso capite quello che ha detto l'articolo. Quindi uno che legge un articolo e ripete quello che dice l'articolo, come fanno molti scienziati, senza capire, senza avere l'esperienza della marmellata delle mele, vedete? Uno dice: sì, sono d'accordo con questo, però non sanno quello che dicono, perché se uno parla di qualcosa che è sperimentabile dentro di noi, deve avere l'esperienza dentro di sé. E noi spesso non facciamo altro che ripetere quello che leggiamo da qualche parte, invece di capire, conoscere. Il conoscere, il capire è una proprietà fondamentale della coscienza. È quello che fa la coscienza. La coscienza è quello che permette al sé, la chiamo sé-ti, perché la parola sé, se uno parla con gli psicologi, c'è tutta una definizione, se uno parla con gli scienziati ce n'è un'altra, se uno parla con persone di varie discipline spirituali o della religione, per cui per evitare qualsiasi confusione, siccome la parola senti è una parola inglese che è usata pochissimo, posso dargli il significato che intendo, e quindi senza avere dopo gente che mi chiama e dice: ma se non è così, sei cos'ha, eccetera, eccetera. Quindi per evitare confusioni uso una parola poco usata che mi permette di dare dei significati precisi senza creare confusione. Quindi la seiti è un sé particolare che ha tre caratteristiche: è cosciente, sa di essere cosciente, e quindi sapendo di essere cosciente, quindi è autocosciente, ha una identità propria, questa identità che gli permette di poter esplorare la sua conoscenza con libero arbitrio, perché se non sapesse di essere cosciente non potrebbe farlo. Per esempio, un computer quantistico, secondo la definizione della coscienza che ho dato prima, ha coscienza del suo stato, ma non esiste il computer come un ente con un'identità propria. Quindi ha coscienza finché è nello stato puro, poi la coscienza sparisce e non può dirigere la sua esperienza, perché non ha libero arbitrio, perché non è cosciente di essere un'entità che può dirigere se stessa. Quindi c'è una differenza molto importante qui, cioè è la differenza tra autocoscienza e solo coscienza. Coscienza è come c'è solo qualia, ci sono sensazioni e sentimenti, ma nessuno che le prova. Ci sono sensazioni e sentimenti, ma nessuno che le prova. Quindi non c'è il senso di sé che permette di poi decidere cosa guardare o cosa non guardare. Di fatto, un computer quantistico è deterministico, vuol dire che segue delle trasformazioni nel gergo della scienza, sono trasformazioni unitarie che non permettono di sgarrare, se è come un computer classico, l'unica differenza che fa le operazioni molto più velocemente di un computer classico. Tutto qua, non c'è nulla di più. Quindi quando uno dice: ah, la coscienza ha detto che sei quantistica, quindi il computer quantistico sarà cosciente, ah, 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 ti ho beccato, no, non mi hai beccato per niente, perché il computer quantistico può avere coscienza, ma non può avere il libero arbitrio, e quindi farà esattamente quello che gli abbiamo detto di fare,
Di fatto, se non facesse quello che aveva detto di fare, non lo vorremmo nemmeno, perché un computer che si dice scusi, devo andare in bagno, non lo vogliamo, no? O devo prendere una vacanza, non lo vogliamo, vogliamo un computer che faccia quello che gli diciamo noi. Quindi un computer con libero arbitrio non lo vogliamo, però vogliamo avere una porticina da dietro dove diciamo al computer quello che vogliamo che faccia. E spesso non diciamo agli altri che abbiamo manipolato il computer con la porticina di dietro. E questo è il problema di oggi. Vogliono farci pensare che noi siamo macchine, le macchine che faranno loro saranno più potenti di noi e saranno automatiche, non ci sarà nessuno che... Cioè sono così brave che noi dobbiamo seguire agnellini quello che dicono, ci diranno le macchine o l'intelligenza artificiale, che loro dalla porticina di dietro controlleranno. Anche in Italia si usa questo termine, che in inglese diciamo anche molto diffuso ormai. Quindi delle rivoluzioni tecnologiche che hanno poi ammazzato una serie di altre tecnologie e spesso non sono state intuite anche da chi aveva praticamente l'80% del mercato. Allora una domanda, tu intravedi attualmente nuovi tipi di conoscenze, ad esempio ti suggerisco diciamo, gli studi sull'acqua, la possibilità che possano essere sulla soglia di dare origine a nuovi breakthrough tecnologici oppure altri ambiti che tu in questo momento intravedi, essendo tu insomma uno che ha una certa esperienza di breakthrough tecnologici, magari ne intravedi altri. Quindi è una domanda molto tra virgolette pratica rispetto a quello che poi di cui parleremo dopo. Benissimo, sì, assolutamente. E per me l'ambito più ricco di breakthrough tecnologici è quello dei sistemi viventi, degli organismi viventi. Infatti uso nel libro deliberatamente la parola organismo invece che sistema, perché la parola sistema ci porta subito a una descrizione riduzionista della realtà. Mentre la vita non è riduzionista, è anche riduzionista, ma è di più, va oltre il riduzionismo, è olistica e riduzionistica. Di fatto la vita interagisce con l'ambiente in maniera così potente che per esempio una cellula due giorni dopo non ha un atomo dentro di sé che esistesse due giorni prima, perché la materia entra e esce da questa cellula continuamente. Deve farlo peraltro perché la cellula deve dividersi, quindi materia deve entrare all'interno di sé, deve organizzare un altro una cellula simile se non identica a se stessa e poi si divide in due e quindi abbiamo la riproduzione. Avete mai visto un computer partorire voi? Partorire vuol dire un computer che partorisce hardware e software. La gente ci racconta che il computer è come la vita perché riproduce il programma. Ma siamo matti! E noi ci crediamo! Il computer copia il programma, ma non riproduce il computer dentro di sé e si divide in due. E in questo modo faremo molti più soldi, vero? Perché non abbiamo bisogno di fabbriche, perché il computer crea copie di se stesso, quindi la vita è completamente oggi sconosciuta,
non capita per niente. I biologi studiano la vita come se fosse un fenomeno biochimico, ma non è un fenomeno biochimico. La vita è informazione quantistica, informazione classica che interagisce a un livello così potente, così inconosciuto oggi, che i misteri fondamentali che abbiamo davanti sono i misteri della vita. Tu nominavi l'acqua prima, l'acqua che c'è all'interno delle cellule non si comporta come l'acqua di questo bicchiere, per esempio. Già molti scienziati lo hanno fatto rilevare, per esempio tu nominavi Emilio Del Giudice prima, il quale ha studiato questi fenomeni insieme ad altri, Montagnier e così via. Cioè l'acqua ha proprietà, per esempio, fisiche che vanno al di là di quello che conosciamo e addirittura e che, siccome sono proprietà che nessuno gli ha scoperte della ortodossia della scienza, sono tipicamente ostracizzate perché la scienza vuole mettere bordi, gli scienziati ortodossi, chiamiamoli, che controllano i gates, vogliono mettere bordi che non sono superabili, che non è scientifico, perché la scienza vuole capire, non può avere scatole chiuse. E oggi è parte del problema, è questo, che la scienza, se non stiamo attenti, sta diventando un'altra religione. Quindi è importante che la scienza mantenga l'apertura a capire i fenomeni senza pregiudizi, perché i pregiudizi sono quelli che impediscono di fare progresso. Si prevedono, diciamo, in questo periodo attuale una serie di tabù legati alla conoscenza, che potrebbero anche essere legati anche al potere dell'apparato militare industriale, che ovviamente, come un'azienda privata non vuole far sapere il proprio know-how ai competitors, perché ovviamente non vuole essere sorpassato dai competitors, così accade per l'apparato militare industriale, che non vuole che altri conoscano certi ambiti perché sono molto potenti. Quindi diciamo che secondo me c'è anche questo aspetto che è molto importante, non so che non so se vuoi rispondere a questa cosa. Semplicemente sì, sono d'accordo con questo, e chiaramente il segreto militare è ancora più forte, è ancora più, come dire, protetto, che non il segreto industriale, quindi questo non c'è dubbio. Comunque volevo dire questo, che in questa nuova visione, diciamo, che parte dalla teoria con professor Dariano, dice questo, che la coscienza e il libero arbitrio sono fenomeni puramente quantistici, quindi esistono in una realtà più vasta da cui emerge la realtà fisica, che è quantistica e classica, dove esistono anche organismi viventi che sono strutture quantistiche e classiche, quindi di una capacità di informazione, di processing dell'informazione straordinariamente maggiore di quello che fanno i computer classici, e anche i computer quantistici come li abbiamo immaginati, perché sono collegati, i computer, la vita è collegata in maniera fondamentale con il vuoto quantistico, e dipende dal vuoto quantistico per avere le comunicazioni tra la coscienza e la vita. La coscienza non può interagire direttamente con un computer classico. Il computer classico è puramente classico e non c'è la possibilità di comunicare la coscienza direttamente al computer classico, ma può comunicare la coscienza attraverso un organismo vivente a un computer classico. Quindi l'organismo vivente fa da traduttore tra quello che vuole la coscienza e questo mondo classico in cui coscienza vuole avere un'esperienza attraverso un organismo vivente che fa da tramite. Quindi l'organismo vivente esiste per un po',
finché la coscienza vuol fare questa esperienza, e poi quando l'organismo muore la coscienza rimane. Cioè la coscienza c'era prima dell'organismo vivente e c'è dopo l'organismo vivente. Quindi il problema della... non abbiamo bisogno di un computer per scaricare la nostra coscienza e vivere per sempre, perché viviamo per sempre in ogni caso, ragazzi. Un sistema di potere che utilizza la paura della morte per tenerci sotto scacco, questi sono concetti rivoluzionari, e quindi chiaramente diciamo, non si vuole tanto che le persone non abbiano paura della morte, perché altrimenti sono capaci di essere coraggiosi. Quindi questo è sicuramente un problema per il potere. Allora, io direi inizio. Chiedo allora se per favore in quell'angolo c'è Simonetta e Luca che aiuteranno chi deve fare le domande, prenotatevi e venite qui, direi al microfono lì, in modo che verrete anche ascoltati da tutti e ripresi dalla videocamera. Prego. Mi raccomando, chi deve fare la domanda, alza la mano e venite. Ah, vi chiedo solo di non fare domande eccessivamente lunghe, diciamo che io di cronometro al terzo minuto, che è moltissimo, vi blocco. Prego. Presentati. Allora, mi chiamo Fulvio San Giorgio e sono un insegnante di storia e filosofia e mi interesso insomma di discipline spirituali e diciamo anche di fisica quantistica nei ritagli di tempo. E allora, la mia domanda sarà molto molto breve. Prima di tutto sono onorato di conoscerla, perché insomma Federico Faggin è l'uomo della Silicon Valley, ricordo un vecchio articolo degli anni 80. Allora, la domanda è questa. Allora, userò un attimo i termini che lei ha adoperato nell'ultimo libro, cioè l'ambito simbolico e l'ambito semantico. Allora, chiaramente questo nuovo modello fisico, dal punto di vista simbolico, quindi sull'ambito simbolico, può essere trasferito e riprodotto chiaramente come modello fisico, ma questo non rischia di creare un ulteriore modello in mezzo ad altri modelli? Cioè, mi spiego, ha mai pensato lei a fornire un campo, una via, un sistema per riprodurre il momento sorgivo da cui è nata questa grande intuizione? Cioè, mi spiego, magari dato che questo nuovo modello si fonda su un'esperienza viva, concreta, su un vissuto, ecco, credo che la cosa molto più importante per questi tempi che stiamo vivendo è che quante più persone possibili possano rivivere il momento sorgivo dell'intuizione. Quindi lei ha mai pensato a questa evenienza? Grazie. Sì, certo, è chiaro che se per capire la cioccolata bisogna assaggiarla, bisogna essere in grado di dare l'assaggio della cioccolata a più persone possibili. È chiaro però che le persone che assaggiano la cioccolata hanno il libero arbitrio di volerlo fare o meno. Quindi il problema oggi è che molta gente non pensa che sia possibile, cioè diranno io sono matto, chiaramente è vecchio, quindi sì, ha fatto delle cose importanti, però insomma, oggi è un deficiente, perché insomma è incipiente demenzia, e quindi ragazzi non ascoltate un demente perché non quindi porta fuori strada, no? Quindi noi usiamo tutte queste tecniche per abbonire la gente e non far sì che la gente guardi dentro di sé e capisca che hanno queste possibilità, perché la possibilità l'avete tutti, bisogna aprirsi alla possibilità. Non è, cioè, un momento in cui uno vuole capire se stesso, non imitare un altro, ma capire se stesso, e deve capire che dentro di sé ha questo potere, e quindi si apre a se stesso, che è un sé più vasto, e queste esperienze vengono naturalmente, non c'è la pillola
La gente oggi va, si prende l'LSD oppure la psilocybin oppure altre droghe per avere esperienze spirituali. Ma ragazzi, ma allora come fa uno a dire ho avuto un'esperienza spirituale che deve essere spontanea, deve venire da dentro, è indotta da sostanze chimiche, chi lo sa cosa fanno al cervello? Quindi le mie esperienze sono venute spontaneamente perché voglio capire, perché mi apro a ricevere. Uno riceve da un sé più vasto, perché tutti siamo sé più vasti, nel mio modo di pensare, quando il mio corpo cesserà di vivere, io mi ricongiungo con questo sé più vasto che sono io, lei con il suo sé più vasto, insomma ci sono probabilmente molte gerarchie di sé, ma comunque ci riconduciamo con qualcosa di più vasto di noi, che è quello che adesso io mi apro e che mi fa avere queste esperienze che mi dicono che la realtà è molto più ricca di quello che pensavamo. In realtà la scienza oggi ci costringe a pensare che siamo così piccoli da essere macchine. Ma scusate, cerchiamo di capire chi siamo. Ma questo lo dobbiamo fare guardando dentro di noi, non guardando un altro che ci dice cosa fare. Io semplicemente vi sto incoraggiando a guardare dentro di voi, non a imitare le mie esperienze. Le mie esperienze sono mie, le vostre saranno diverse dalle mie. E quindi ciascuno di voi deve, se pensa che ci sia del vero in quello che dico, devono guardare dentro e soprattutto si comincia col guardare a quello che è la sofferenza che uno ha dentro di sé, che è proprio la sofferenza che uno ha dentro di sé che rivela qualcosa di prezioso e di importante. Se uno non è disposto a affrontare la propria sofferenza, non farà i passi necessari per conoscere chi è. Quindi, suo pensiero si potrebbe dire che occorre questa attenzione di porsi in ascolto di se stessi e di aprirsi alla esatto, cioè dobbiamo prendere atto del nostro potere. Il mondo ci vuole togliere il nostro potere perché vuole controllarci e quindi dobbiamo noi avere il coraggio, la pancia, però anche il cuore che si è aperto nell'esperienza del rispetto è quello, è solo quello che può arbitrare in maniera giusta, etica, la testa e la pancia. Quindi l'azione coraggiosa e l'intuizione, la razionalità devono essere armonizzate, devono diventare empatiche, devono promuovere la cooperazione perché oggi siamo diretti da un principio competitivo che è la sopravvivenza del più adatto. Questo è un altro principio straordinariamente negativo perché ci porta soltanto a lottare uno contro l'altro e con la scusa che è così che fa la natura. Invece le nostre 50 trilioni di cellule che devono lavorare insieme perché io possa uscire da questo vicolo, invece che disfarmi della lotta tra queste cellule che vogliono sopravvento, è una dimostrazione chiara che c'è molta più cooperazione che competizione nel mondo, nella realtà e nella biologia. Grazie. Ovviamente sappiamo che sono teorie di successo che piacciono al potere, studi che piacciono al potere, studi che non piacciono al potere, anche prima. Non è un caso del darwinismo, che è, diciamo, vero, l'essere 13 anni del testo di Darwin, mi interessa tantissimo, bellissimo, però diciamo che è chiaro che il potere è un fatto molto abbastanza, diciamo, particolare. E un'altra domanda, prego. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare Federico Faggin per gli spunti che ci ha dato di meditazione, di
diciamo così, di introduzione al nostro interno, perché è una cosa fondamentale. Ora, la sua posizione sul problema delle sostanze stupefacenti e psicotiche già ce l'ha espressa proprio in questo momento. Solo che vorrei fare questa domanda. All'inizio degli anni 2000 ci fu questo psicologo americano che è Rick Strassman, che ha fatto degli studi sulla dimetiltriptamina, che è una sostanza prodotta spontaneamente dalla nostra ghiandola pineale durante il sonno profondo e che è quella che probabilmente è responsabile della produzione dei nostri sogni. E questi studi fatti da Strassman sull'effetto della dimetiltriptamina sul cervello gli ha permesso poi di ipotizzare che la macchina del nostro cervello è come funziona grosso modo come una radio, cioè secondo la tipologia, diciamo così, di sostanze che vengono prodotte al suo interno, si può sintonizzare su vari stati di coscienza, quindi anche su vari stati di esperienze, e quindi entrare in contatto con vari mondi in cui esistono creature diverse. Volevo sapere la sua posizione rispetto a questo argomento. Benissimo, allora da come lei ha espresso la situazione, sembra che questa sostanza particolare sia la causa dell'effetto. Ed è proprio lì il problema, che l'effetto viene prima. Cioè, la scienza oggi ha rovesciato causa ed effetto, perché la causa è sempre materiale. La causa è una sostanza chimica, o invece è la coscienza che è la causa prima, attraverso il mondo della vita. E quindi, però, la coscienza incarnata, cioè la coscienza incarnata che crede di essere il corpo, quindi io uso la parola ego in questa accezione, cioè quella parte della nostra coscienza più vasta che crede di essere il corpo, che è identificata con il corpo, presta attenzione soltanto ai segnali prodotti dal corpo. Quindi se ingestiamo una sostanza che cambia i segnali prodotti dal corpo, la coscienza ha un'esperienza diversa, quindi sì, la sostanza ha un impatto sul corpo, però la vera decisione che si fa dopo è fatta dalla coscienza. E quindi è importante capire che la causa prima è il libero arbitrio della coscienza, non le sostanze chimiche. Quindi il successo che sta avendo in questo momento anche in certi circoli, per esempio l'uso della ayahuasca e così via, cioè comunque sono, secondo lei, degli strumenti superflui, perché comunque la coscienza può fare le sue esperienze indipendentemente dalla sostanza. Ha un pensiero personale sulla possibilità che dei centri di potere possano cercare di danneggiare, per esempio, la produzione spontanea di dimetiltriptamina all'interno del nostro cervello per ridurre il nostro potenziale di coscienza? Non lo so, nella realtà non posso commentare su questo. Certamente che ci sia un bisogno anche non complottista di controllo, questo c'è, l'abbiamo tutti il bisogno di controllo, quindi anche senza creare idee che ci siano complotti dietro le nostre spalle, c'è questo bisogno di controllo e quindi ed è spontaneo, quindi dobbiamo in ogni caso difenderci da questo bisogno di controllo che esiste. Grazie. Prima di avere davvero l'esperienza, quindi appunto, e può essere, come giustamente diceva, uno stimolo, ma no, in realtà è sempre l'esperienza che poi decide di fare la cosa. Prego, presentatevi prima, fate domande, grazie. Salve, piacere,
professore. Io sono un medico, mi chiamo Rossella Mollo, medico da oltre 30 anni, mi occupo di acupuntura e di medicina quantistica, quindi di terapia quantistica informazionale basata sui cristalli. Quindi per me la lezione di oggi, grazie a Roberto che mi ha invitato, è stata particolarmente illuminante. Quindi io volevo dare un mio piccolo contributo, perché quando lei ha parlato a proposito di coscienza, a proposito della sua esperienza nel 90, nella fase del 90, un anno sicuramente da ricordare, e grazie anche per averla voluta condividere con noi, io ho avuto qualche giorno fa un'intuizione, Roberto, che volevo condividere con voi, perché in qualità di medico io ho studiato e anche portato nelle mie relazioni come spunto di riflessione la presenza della laminina. La laminina è una glicoproteina che diciamo, vi invito ad andare a vedere su internet l'immagine della laminina, ha la forma di una croce con il raggio, un raggio più corto e un raggio più lungo, e in realtà è quella glicoproteina che ti unica la materia. Perché noi sappiamo che al grande numero del giudice, che l'ha detto in varie lingue, in varie maniere, no? Che noi siamo fatti per il 99% come numero di molecole di acqua, e ma come mai la bottiglia di acqua che è fatta come numero di molecole dal 96%, adesso è sale e minerali, e noi invece siamo il 99%, noi siamo compatti, l'acqua invece si raggiunge o si versa. Perché c'è un qualcosa che ci tiene. Io pensavo sempre, io ripetevo anche un po' a pappardella, no, noi siamo un'energia tenuta insieme da un campo elettromagnetico, ma lo ripetevo senza una reale consapevolezza. Ecco, allora due giorni fa mi è venuta in mente questa cosa, e mi vuol dire che allora è la laminina, che ha la forma di croce, che è un'immagine dal microscopio elettronico fantastica, che tiene unita la materia e che quindi magari parte di tutto il nostro corpo, cioè sta in tutto, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, e che è quella l'anello mancante. E mentre lei parlava ho avuto un'immagine come se il cuore, da cui lei ha visto uscire i raggi, mi viene in mente il Sacro Pontificio, i raggi che escono dalle iconografie cristiane, cattoliche, mi viene in mente come fosse una specie di, correggetemi, non sono tecnica, un condensatore, una macchina che come se attraesse tutta questa laminina che sta da tutte le parti del corpo, un po' come lo stomaco. Quando noi mangiamo, nello stomaco ecco, converge tutta la circolazione, tutta l'energia, perché lo stomaco ha bisogno di digerire tutto l'apparato gastrointestinale. Grazie per aver detto il fatto non sistema ma organismo. E quindi è come se il cuore, quando è spinto da questa emozione di amore, a un certo punto facesse convergere dentro questo cuore tutta questa energia della laminina e poi la sparasse in tutte le direzioni, creando anche una vibrazione fondamentalmente di quella che è la realtà circostante. E qua poi mettiamo nel discorso dei miracoli, che però diceva anche quello di un giudice, ho ascoltato con molta attenzione le sue, diciamo, e concludo, che i miracoli vengono spiegati dai concetti di fisica quantistica che lui in maniera egregia spiegava nei suoi. Quindi io non ho una domanda, io volevo dare il mio piccolo contributo da medico, che ho finito, il mio piccolo contributo da medico per dire magari a voi che siete fisici, se può essere un'idea anche questa della laminina. Grazie. Non posso commentare sulla laminina semplicemente perché è la prima volta che mi sento nominare e quindi non ho una cognizione in causa. Come commento generale, devo dire che questa teoria nuova che permette di portare la spiritualità dentro la fisica e la fisica dentro la spiritualità permette di affrontare problemi di questo tipo in maniera che nel passato non sono mai stati. Cioè, è necessaria la razionalità, la scienza è un dono che ha fatto la scienza negli ultimi 400 anni, che diventa una condizione necessaria ma non sufficiente.
per fare, per studiare la realtà più vasta che contiene anche aspetti che vanno al di là della razione. Cioè il mistero che abbiamo davanti va affrontato però con razionalità, con logica e con apertura al mistero. Quello che non apprezzo della scienza è mettere bordi di quello che si deve investigare. E questo deve essere tolto, altrimenti noi, che siamo stati definiti come macchine, ci comporteremo come macchine e non esploreremo mai le nostre dimensioni spirituali. Mi chiamo Luigi Perfetti, di Ferrara, e non dico altro. Io sono qui perché io lei è il contrario di me, cioè io sono un uomo maturo che non ha realizzato quasi niente e sono appassionato dalla sua vita proprio, di tutto quello che ha realizzato sin dalla gioventù. Quindi sono qui per questo motivo. Quindi non intendo di informatica, non intendo delle cose che descrive, io mi attira come persona, quindi sono qui perché avendo visto i suoi video, avendo letto qualcosa dei suoi libri, ho pensato che lei è una persona preziosa proprio per me, per la mia vita e per persone che possono essere nella mia condizione. Una cosa che mi ha colpito molto è questa. Io da quando sono bambino, quando sono piccolo, mi sono sempre chiesto come... Cioè io ho sempre percepito Dio, l'ho sempre sentito e mi sono sempre chiesto qual è il rapporto che ha Dio, un senso della vita, chiamiamolo come vogliamo, con il Dio, con me stesso. Insomma. Quando ne parlava della coscienza, che è un come campo quantistico che non è riproducibile, insomma, quindi non è conoscibile se non si dentro queste esperienze, insomma. L'ho collegato alcuni studi di Steiner sul Dio, sulla inviolabilità del Dio e sulla coscienza individuale come spazio sacro, non come spazio sacro inviolabile. E quindi estremamente prezioso. E voglio dire, pensando all'individuo come trattare, come parte di un tutto che comunque è... Non è spiegabile, cioè voglio dire, se dentro di noi, se l'individuo ha un sistema fatto, cioè costruito in un certo modo, comunque è una parte del tutto e quel tutto comunque ha una corrispondenza, la coscienza è importantissima. E come diceva lei, noi siamo una parte di questo tutto, di questo Dio, di questa entità più grande di noi. E quindi, mi scusi, non mi ricordo come parlo. E quindi in pratica tutto è evoluzione. E quindi è evoluzione anche il super sistema, insomma, in qualche modo. Vedete cosa ne penso? Lei ha colto il senso di quello che dico e a mio modo di vedere, naturalmente questo a questo punto è un'ipotesi, non è che non sono
Io sono arrivato a questa conclusione, una conclusione che in quel momento mi sembra sensata, però non la voglio far passare per la verità. Per esempio, l'idea che l'informazione artistica rappresenti la nostra esperienza è molto più radicata di quello che si sa, e quindi quell'idea è molto più, come dire, un'ipotesi molto più fondata. Quello che dirò adesso è un'idea più generica, che potrebbe anche essere sbagliata, però è importante perché dà un'interpretazione alla nostra natura. Allora, in questa interpretazione, uno, la totalità di ciò che esiste, vuole conoscere se stesso. Allora, la conoscenza di sé, secondo questo modello, porta in esistenza una monade, un essere cosciente, che ha le stesse caratteristiche di chi lo ha creato, che è uno. Perché uno, conoscendo se stesso, e siccome è uno è olistico, quindi non è fatto di parti separabili, quando conosce se stesso, deve conoscere se stesso completamente. Però, se siccome noi siamo in tanti, vuol dire che questa conoscenza di sé, di uno, deve avvenire più di una volta, altrimenti avrebbe esaurito la sua conoscenza di sé e a quel punto sarebbe contento. Quindi il fatto che ci sono tanti di noi implica che ognuno di noi è un punto di vista di uno su se stesso, esattamente l'essenza dell'esperienza che ho raccontato, l'esperienza del rispetto che ho raccontato. Io mi sono visto come un punto di vista di uno su se stesso. Allora, nel momento in cui ci sono tanti punti di vista di se stesso che possono conoscere se stessi da dentro solo, non potrebbero conoscere l'altro se non comunicando. Devono comunicare per conoscere se stessi, perché ciascuno è uno, è una parte intero, quindi l'intero che è dentro l'altro è uguale alla nostra, lo vogliamo conoscere con il nostro punto di vista. Ecco quindi che dobbiamo creare metodi di comunicazione. Se la mia esperienza non è comunicabile, perché non è informazione quantistica non clonabile, come diciamo, come spiegazione, allora è necessario avere dei simboli che sono condivisibili. Ecco quindi perché esiste la fisica classica. La fisica classica è quella che permette di avere simboli condivisibili con cui comunicare, con cui creare dentro di noi un'esperienza simile a quella che c'è nell'altro. Ecco quindi che abbiamo spiegato la ragione per cui ci siamo in tanti, perché comunichiamo, perché esiste una fisica classica, non esiste soltanto la fisica quantistica, quindi un'esperienza interiore che è solo che è incomunicabile, perché la mia esperienza è sempre più ricca, come ho detto, dei simboli che io devo usare per comunicarla, e nello sforzo tra l'altro di comunicare la mia esperienza, cioè di tradurre l'esperienza in simboli, avviene la trasformazione da una realtà non algoritmica a una realtà algoritmica. Quindi l'algoritmo e la matematica nascono dal bisogno fondamentale di esprimere quello che proviamo dentro di noi. Perché nel momento che lo mettiamo in simboli, abbiamo creato degli algoritmi, abbiamo creato dell'informazione e abbiamo creato delle strutture che sono descrivibili dalla matematica, che in un certo senso sono le strutture, che è la struttura interna al significato che sentiamo. E quella struttura interna e il significato che proviamo è universale. Deve essere universale, perché abbiamo tutto dentro noi. Io credo che questa, non so, temo che sia l'ultima domanda.
le ultime due domande in mente. Mi raccomando, allora, presentazione e sintetica. Buongiorno a tutti, sono Francesco Gatti, quasi un ingegnere navale e proprio una formazione umanistica. Figlio di uno psichiatra, un medico che però voleva fare l'ingegnere aerospaziale. Allora, io ho innanzitutto ho notato che appunto il suo pensiero circa la creazione concreta di nuove realtà intersoggettive si avvicina a quello di Giovanni Ariano, presidente della società di psicoterapia integrata, presso cui l'anno scorso lei ha tenuto una conferenza a Ariano. Su questa linea di ricerca, innanzitutto volevo chiederle se ha fatto dei passi avanti e poi volevo chiederle allora se e con quale ente universitario o istituto di ricerca lei collabora al fine di costruire una nuova scienza empatica a partire dalla coscienza, come lei dice alla fine del libro, oltre al professore D'Ariano e all'istituto che ha menzionato prima l'altro correlatore, appunto il dottore Germano. E poi ecco, volevo chiederle infine a quale punto siamo e qual è lo stato dell'arte della scienza empatica. Grazie. Benissimo, allora io ho collaborato con un certo numero di ricercatori all'università di, per esempio, UC Irvine, l'università di Irvine, quindi 5 anni, con Don Hoffman, non so se lo conosce, e altri ricercatori del suo gruppo, e poi ho collaborato con l'Università di California, Santa Cruz, dove ho creato anche una cattedra sulla fisica della formazione. In quella università si fanno studi ancora, diciamo, ancora molto di fisica, non ancora di fisica e metafisica, però man mano che passa il tempo, man mano che le esperienze gli esperimenti lo mostreranno, io mi auguro che ci sia un movimento verso la comprensione di questi altri aspetti della realtà. Arrivare ad avere un cambiamento di paradigma all'interno dell'accademia, soprattutto in America, è molto difficile perché c'è un movimento molto forte a rimanere entro certi schemi mentali. Siccome gli articoli devono essere validati referì, ecco che se uno dicesse delle cose come le sto dicendo io non sarebbero mai più vive. E quindi uno deve stare molto attento a dire e non dire in modo da riuscire a implicare, perché public or perish è il mantra dell'Accademia, e quindi c'è una certa forma di controllo che viene fatta sul pensiero, sugli esperimenti. L'Università di Pavia, naturalmente, con il professor Dariano, la collaborazione è stata la più fruttuosa, che ha portato appunto a questa prima priorità, che è un punto fermo, adesso diventa un punto fermo, ci vorranno anni e anni prima che venga riconosciuto come punto fermo, lo dico io, ma devo dire anche gli altri. E secondo me quello lì è un chiodo piantato che non si può più togliere. Questa, avendo capito che la fenomenologia dell'esperienza è la stessa fenomenologia dell'informazione linguistica, porta a una identità quasi, non è un'identità perché una è una teoria e l'altra è la realtà, come ho detto prima, però porta a questo omomorfismo che è necessario in questa situazione. Cioè la rappresentazione deve essere omomorfica a quello che rappresenta, e quindi abbiamo qui una plausibilità molto forte, e quindi io spero che attraverso questo chiodo piantato si possa andare avanti scientificamente, perché questa è una cosa che non si può eliminare. Il resto ci vorrà molto.
il pensiero, diciamo, il materialismo, il riduzionismo che domina oggi, durerà ancora più. Grazie. Ci sono due, mi raccomando, brevissime domande, e poi abbiamo no, specie un breve intervento del professor Giuseppe Di Terno alla fine. Alla fine, quindi due domande molto belle. Sono Dario Barato e studio a Liquimedi, sempre già a Cremano, in informatica. La mia domanda è molto breve, volevo sapere il suo pensiero sul fatto che ci siano degli autonomi in un hotel in Giappone che gestiscono tutto l'implesso e di come man mano gli autonomi stiano andando a sostituire i lavori di noi, diciamo, di noi. La mia domanda nasce anche dal fatto che lei ha accennato all'intervento sociale e a fascinare, accennato anche un storico per quanto riguarda anche la scoperta del microprocessore, di tanti scrivere che su cui lei poi ha chiesto, diciamo, l'esclusiva e tutto quello che ha. Grazie. Beh, non bisogna credere le storie. Beh, l'idea che ci siano robot che sostituiscono anche una persona che fa i letti in un albergo, a meno che i letti non siano letti con cui lo si può dormire, perché sono letti molto, molto ben organizzati, dove probabilmente uno li deve fare prima che i robot ci mettono le mani. Voglio dire questo, che oggi ci viene ben convinta l'idea che la robotica sia arrivata al momento di risolvere problemi molto complessi. E invece, per esempio, ancora oggi la macchina che si guida da sola, che sono 30 anni che ci dicono che fra 5 anni avremo la macchina che si guida da sola, non è ancora arrivata. La ragione è molto semplice, che i problemi che l'intelligenza artificiale deve risolvere, anche quando sono confinati dalle regole, per esempio le regole del traffico sono regole che devono essere obbedite, sono molto più difficili di quello che uno pensa, perché ci sono sempre imprevisti, e gli imprevisti per risolverli bisogna capire, solo la coscienza può capire, l'intelligenza artificiale non può capire nulla, quindi questi problemi continuano ad intrudere nella macchina che si guida da sola. Quindi finché la macchina è in autostrada con la linea centrale che funziona, non ci sono intoppi eccetera, tutto funziona bene. Quindi il robot, una fabbrica controllata, funziona benissimo e toglie e toglierà il lavoro alle persone che possono fare solo quello, possono fare solo un lavoro ripetitivo che in realtà deumanizza. Quindi il problema non è quello della robotica che prende il lavoro dell'uomo, è quello che noi non ci occupiamo di istruire le persone che possono fare solo il lavoro di un robot a essere umani. Grazie. Io mi chiamo Attilio Cirano, lavoro in Telecomitalia, ma come ho detto, volevo dire proprio la domanda per me, lei credo io. Credo in uno, la totalità che ciò che esiste che mi ha creato. Ultimissima domanda e poi c'è un altro di tempo. Buongiorno, salve, sono uno studente del Mazzini di Napoli e volevo chiedere una cosa.
nel 90, la mattina dopo che ho avuto questa esperienza metafisica, ha provato a dare un senso razionale, scientifico a quello che era successo, oppure ha subito collocato diciamo questa sua esperienza in un campo irrazionale? Però dico, non dico adesso, dico la mattina dopo questa esperienza. Cioè non è andato in crisi, perché comunque lei è laureata in fisica, i fisici molte volte sono molto scettici su queste esperienze mistiche. Questo no. Non sono andato in crisi perché l'esperienza aveva l'evidenza di verità e di realtà che solo l'esperienza diretta può portare. E ho riconosciuto questa evidenza e quindi ho detto questa esperienza è ancora più vera di una dimostrazione di un teorema. E quello lì è il problema, che noi ci raccontano, cioè la scienza dice tipicamente che non dobbiamo credere alla nostra intuizione, ma siamo quasi morti, è quella che ci guida. Salve, sono Piero Domenese, sono un giornalista e un autore. Volevo fare una domanda conclusiva, questa che sarà l'ultimo della serie. Allora, noi viviamo normalmente nella cronaca, non nella storia, quindi non abbiamo l'immagine degli eventi storici nel loro insieme. In realtà la mia riflessione è questa: nel mondo antico esisteva la teocrazia, esisteva la religione ed esisteva anche la scienza, che era sotto comunque, diciamo così, il complesso religioso. Da Copernico, Galileo in poi, la scienza e la religione si sono cominciate a separare, finché la scienza ha portato al materialismo e ha completamente estromesso la religione, come pure la filosofia, che è diventata l'ancella della scienza. Bene, oggi con il suo intervento, con la sua presenza e con gli stimoli e i segni che lei sta portando, ci troviamo a una riunificazione, di fronte a una riunificazione tra scienza e religione. Mentre da una parte la scienza è diventata una fede, l'abbiamo visto in questi due anni, un dogmatismo insensato, il futuro della scienza deve essere portato proprio dalla coscienza. Quindi le domande: come nel giainismo antico, nella religione indiana, esistevano i Tirthankara, gli abitori di Bali, i precursori, lei si rende conto di essere uno dei primi, le prime avvisaglie di questo nuovo mondo? Beh, certamente sono cosciente di dire delle cose che sono, che turbano l'equilibrio di chi crede esclusivamente nel materialismo. E certamente mi rendo conto che la mia decisione di raccontare la mia esperienza, per esempio, e quindi essere soggetto al ridicolo e alla derisione degli scienziati che la sanno più lunga, di molti scienziati che la sanno più lunga, è stata una decisione, diciamo, coraggiosa, perché mi sono detto non posso parlare di coscienza e di queste cose se non posso dire qual è la mia motivazione per parlare di queste cose, da dove viene questo bisogno di dire. Perché non lo dico per arricchirmi o per fare proseliti o per nessun'altra ragione che per raccontare la mia storia, una storia che mi ha portato a queste esperienze, perché volevo capire, volevo conoscere me stesso. E quindi questo bisogno di raccontare la mia vita
l'ho sentito come un modo di ispirare i giovani a guardare dentro di sé, perché oggi i giovani sono condizionati a guardare l'iPhone, addirittura a confondere l'immagine di una persona amata con la persona amata. Cioè, voglio dire, ma come possiamo confondere il simbolo con il significato del simbolo? La scienza parla di informazione senza significato. Come si può discutere di una realtà dove il significato non esiste? C'è solo il simbolo che interagisce con un altro simbolo. Quindi queste cose per me erano, siccome le ho vissute e ho visto il valore di queste esperienze che mi ha portato da essere infelice a un appagamento, cioè quello che pensavo felicità è cambiato completamente, tra l'altro, perché l'idea di felicità che avevo prima era l'idea banale quasi di un bambino, cioè non avevo mai pensato alla felicità, perché in realtà pensavo che l'avevo sempre posticipata quando avrei raggiunto certi obiettivi, no? Anche se gli obiettivi non erano mai stati espressi esplicitamente. Però una volta raggiunti questi obiettivi, ho detto, come mai non sono felice, no? Allora, attraverso il processo di conoscenza di me, sono arrivato a capire che la felicità come l'immaginavo non mi esiste nemmeno. Quello che conta è il pagamento, sentirsi a casa propria. Esattamente quell'esperienza che ho avuto all'inizio, di sentire che uno sta facendo quello che è venuto qui a fare e lo fa con la gioia di farlo. E basta, no? Quindi è proprio un pagamento naturale, essendo invece di essere attori di se stessi, uno è se stesso. E questa è una bella differenza. Estremamente importanti. Siccome sono un fisico e si è parlato di scienza, il modo in cui le barriere che si suppone che si debbano avere, eccetera, eccetera, io ho sempre fatto, quando dico sempre significa, siccome non sono giovanissimo e ho avuto esperienza, una felicissima esperienza di collaborazione con Emilio del Giudice, Giuliano Preparata, lo stesso Roberto Germani, insomma questo gruppo di, che in parte conoscete, noi non abbiamo mai concepito barriere. Allora, in questi anni, gli ultimi che abbiamo trascorso e ci venivano presentato degli esperti, che poi bisogna anche vedere fino a che punto erano esperte queste persone, come scienziati, e quella è una contraddizione in termini. La scienza la fanno gli esploratori, non gli esperti. Gli esperti, esperto, il participio passato del verbo esperire. Quindi l'esperto ha a che fare con quello che è già noto e del nuovo non sa nulla. Quello che sarà il nuovo e quello lo cerca l'esploratore. Lo scienziato è l'esploratore, e per un esploratore parlare per esempio di merito, no? Citava la frase di chi era, questo statista francese, che diceva siamo alla ricerca di ricercatori che abbiano trovato, insomma. Allora l'esploratore in quanto tale non ha meriti. Nel momento in cui l'esploratore scopre qualcosa,
allora acquisisce un merito, ma diventa in quel momento esperto e quindi deve, non è più esploratore, non è più scienziato. A questo punto, stamattina, ma già da ieri sera, abbiamo appreso che il Ministero dell'Istruzione si chiamerà Ministero dell'Istruzione del Merito. Nulla di più assurdo, nulla di più assurdo. Il merito è qualcosa che seleziona, che alza delle barriere. Qual era il merito di Colombo quando cominciò il suo viaggio? Zero, meno che zero. Il merito è venuto dopo. E la scoperta dell'America, per l'esperto dell'epoca, fu un grandissimo errore, perché quello non aveva mai niente. E l'ultima cosa che volevo dire è che le cose che abbiamo sentito stamattina puntano non solo ad un recupero di quella dimensione religiosa, come diceva il nostro, non so chi è che ha fatto una domanda del genere, ma corrisponde anche a riunificare le cosiddette scienze umane e con le cosiddette scienze naturali. Esiste una sola conoscenza, una sola, acquisita con vari metodi, metodi di indagine. I metodi possono essere diversi, ma la conoscenza è una sola. E qui mi piace ricordare, a proposito del merito, oppure perché in quegli anni il merito veniva messo in prigione, delle parole con cui Gramsci, nei quaderni della carcere, questa parte scritta intorno al 32, credo, in carcere, quindi in carcere fascista, parlava la pagina dedicata al ruolo degli intellettuali, dell'intellettuale nella società. E lui cominciava dicendo che il cammino verso la conoscenza, e la conoscenza abbiamo sentito, non può prescindere dalla parola coscienza, va attraverso tre gradini. Quello del sapere, non il sapere con la S maiuscola, ma i dati, gli elenchi dei fiori, quanti ce ne sono, i fatti, sapete. Poi usare una parola bellissima di proposito che è comprendere, il secondo gradino. La parola comprendere, guardate, è qualcosa di più bello che non capire, è di più grande che il capire. Il capire corrisponde ad una capacità, quella bottiglia di un litro arrivata al litro non posso mettere l'altro. Invece il comprendere significa abbracciare, mettere assieme i dati che sono venuti dal sapere. Questo mettere assieme è lì opera la coscienza, perché lì nasce il significato delle cose. E poi in maniera ancora più rivoluzionaria introduceva il terzo gradino, che è sentire. Il sentire come un gradino verso la conoscenza, che è quello che appunto ci sta, sostiene con forza il nostro Fagini. E ancora, in maniera se possibile ancora più rivoluzionaria, Gramsci, insomma non a caso stava nella regione fascista, e viceversa, cioè dal sentire si può costruire la conoscenza, risalendo il gradino verso la comprensione e poi anche con la curiosità facendo l'elenco dei dati. Quindi io insomma questa cosa volevo dire. In tutto questo il merito non ci azzecca, come diceva noi Napoli, non ci azzecca proprio niente. Mi dispiace, queste cose io le dico soprattutto ai ragazzi che stanno a scuola. E ragazzi, diffidate da quelli che vi dicono di dover essere meritevoli, significa che imbrogliano, o come diceva il professor Fagin, vogliono che voi abbiate paura e oltretutto, come diceva il video del giudice, come posso amare io il mio prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso, quando in un contesto di competizione, se poi mi giro, è quello mi affoppa. E lì è la ricerca del merito, quindi chiaramente non è così. Quindi ho questo tipo di sottolineature che volevo dare a conferma e a condivisione con tutto.